che non è finita Piazza Loreto. Si è vinta una battaglia ma non la guerra, perché il taglio di una pianta non è completo finché le radici restano sottoterra. Se vuoi togliere sul serio anche la radice, rivolta tutto il terreno senza paura, non basta voltar la crosta e la superficie, ma devi volere proprio cambiar coltura. Se non cambi la coltura, se non fai presto a togliere la radice, ma tutta quanta, ti trovi ad avere fatto solo un innesto sul quale si riproduce la mala pianta. Non basta cambiar concime, cambiar l'etame, perché quella nuova pianta nasca diversa, finché le radici restano quelle grame, è solo materia prima che viene persa. La pianta che cresca poco, che cresca molto, estirpa la prima che sia cresciuta ancora. È meglio perdere un anno tutto il raccolto piuttosto che tutto il campo vada in malora. Estirpa la mala pianta ma tutta intera, perché non produca seme, non faccia frutto, quel frutto che fa venire la peste nera, quel seme che dà soltanto la morte e il lutto. Non basta stare a contare le nostre medaglie, ricordo dei nostri morti caduti allora, bisogna affrontare tante nuove battaglie per togliere il marcio che ci avvelena ancora, quel marcio che ci avvelena città e officina, famiglia, caserma, scuola e tribunale, quel marcio che può di nuovo portar rovina, che può far andare il nuovo raccolto a male. Fascismo è questo marcio che ci ricatta, che cambia colore ma resta sempre quello, che sopra l'orba ci ha messo la cravatta e che chiama sfolla gente il manganello. Gli sbirri fascisti ancora sono protetti da quei vecchi protettori, sempre da quelli che un tempo gli han fatto uccidere Gobetti e adesso gli fanno uccidere Pinelli. E quei vecchi protettori son parassiti che cambiano il vino buono tutto in aceto, ma noi gli dobbiamo gridare più forti uniti che non ci può più bastare Piazza Loreto.